Aie, buono, fattore. Sono il padrone, ben arrivato. Buonasera a tutti. Buonasera. Che motociclette nuove? Se io non zuppo dal carburatore. Sì. Provete anche a contentare. Ma non si accontenta, Coc, ma lui ho 5-6 figli, come la fa? Sì, Coc, ma mica una ritichevra fa 5-6 figli. Il pagliaro è venuto, ma il granaio è voto. Ma tu qui e io vengo giù e non c'è mai niente per fattore. L'aia sempre sporca, il forno e l'arfacete, la potatura è un casino, ma sapete lì che facete? E allora trovate il nato! E stiamo a zappare, perché dico adesso stiamo arrivando, ci fu il piccolo, se non ne capisce l'aia. È una cosa bruttissima. Ho capito. Mica potete mangiare sempre sta robina così la sera, Io sono d'accordo con padre, ma... Ma facemi conto, somara morta, a pagina nuova si riporta. Quante volte è morta sta somara? Una volta l'anno morta la somara. Comunque adesso vedremo quando arriva la signora contessa, se vedete se lo potremo dare una mano, no? Da qualche mano ci serviremo un qualcosa, qualcosa di più. Facciamo a parca le semenze, no? Vedremo se potremo dare un qualcosa. E allora vedremo piano volevo il potere, volevo non 53 se parlo vedremo un po' se lo può accontentare qualcosina di più quest'anno, però l'importante se riusciamo a pensare anche il fattore ma quello ci pensavamo, ma sinceramente non c'è niente. No, io l'ho fatto, questa mattina alle 4 mi sono stato, guardano le bestie, porta via il corso, tutto questo in matematica, uno può lasciare tre pepe, e una cosa là, ma quanto mi cagnere, faccio questo lavoro, ma io mi sono niente solamente quando c'è da fare, ma noi ti pagiamo, ma Daniele quanto è bello, ci dà un permesso, no, la prima non ci arma niente, perché noi andiamo a pagare le tasse, mica avete le pagate le tasse, le pagiamo noi, le tasse le paga anche i miei soldi, voglio le tasse. Allora comunque quando arriva la signora vedremo se può fare qualcosa di più rispetto a noi. Ma non ci si incontra di parlarci. Mi raccomando, siete un po' dalla parte nostra, non fa sempre gli affari. Mi mangerete anche voi un capone, no? Ma cosa? Quando arriva. Speriamo che sia di buon umore. Io anche io continuarmi che qui sto facendo così. Sì, ma io da portare, che te la portare qualche volta, perché sennò si incazza, no? Mario, dirti più, non lo vedremo. Allora vedremo quando arriva che umore ci avrà. Ora puoi fare il primo sonno. No, arrivava. Basta che è vero. Arrivava. Non è che avrà paura con noi. C'è la foto, arriva il prete in corso. Mi raccomando, quando arriva salutate, dai per me. Sì. Arrivi la forca, di plasma. Aspetta, più la forca. Mario! Una sonatina sta potendo fare. Giovanotti, guardasti qua! Pure regista! Mario!
Però dov'è il fattore? Vediamo, ho saputo che anche Mario. Le cose per voi contadini sono andate abbastanza bene. Per non noi, tanto. Un pochino, no, un pochino meno. Perché ho saputo. Una sì. Ho saputo intanto che la moria delle vacche ha preso soltanto le nostre. E quelli dei contadini stanno tutti benissimo. Vabbè, si va morto il padrone. Ci manisce? No, meglio che ci manisce. No, padrone, no, fermate, perché dopo andiamo un po' con cerno. Prenato. Ma noi sperati a lavorare tutta la giornata. So, però, ma quei bei colletti di una volta. È un gran Comunque io, come diceva il nostro carissimo antenato Marchese del Grillo, dice nonostante tutto, noi siamo noi e voi siete il capo. Marchese del Grillo diceva così. Ma lo so fare ancora più bene. A seguito di questo, mi raccomando, cercate di lavorare molto perché noi abbiamo bisogno di riposare tranquilli. Esatto, è così che c'è. Ma dovete lavorare di notte, perché Io vorrei parlare un attimino con la contessa. È possibile aumentare 3-4 punti la nostra percentuale? Perché 3-4, ma parliamo di un punto. Ma 3-4 mi sembrano tanti. Dovete capire che i topi, che sono i topi, anche loro mangiano più. Avete visto, è finito tutto il formaggio, l'olio, la è un sindacalista, sì, sono la contessa, sì? La Luma ha andato il via del cerco del Tano. La Luma ha andato il via del cerco del Tano. Almeno a Natale vi porto due polastri. Due polastri di maschi, anche di noi, maschi perché sono più tosti. Ah, ci credo, duro che duro. Ma la contessa si ci mette il potere, si ci mette il potere, barichemo. Barichemo, ok? Abbiamo fatto? Non lo so, ma non abbiamo parlato. Ma l'aumento meno, cioè. Abbiamo parlato di tutto, delle cose, ma l'aumento niente. Io direi, l'aumento voglio dire, se l'anno scorso era il 2, potremmo fare il 2 in pezzino, no. Non è questo forcone, mi spaventa.
Niente, manca la vespa, c'è la più, no. Ma mamma, qui ci sono 3-4-5 figli. Che vado a fare? C'è la televisione a casa. Ma la sera dovete accendere il televisore, invece di andare a letto. E se no proprio che facciamo dei figli. Ho venduto per un po' di ma ci metteremo d'accordo quando gli poi da punto facciamo rispetto all'anno scorso. No, ma gli anni uno, due, tre, sei, quattro. E così mette il servizio dei piatti con tutti i stipendi. Ma a un punto vedete come mi ha ingrassato il fattore. È il fattore che frega anche io. Secondo me il problema è un po' del fattore. No, no, il fattore. Che mangia un po' troppo. Il fattore è normale, il fattore è un sta dieta. Controlla tutto. Oh, a proposito, fattore, i conti, come dicevi, voglio vedere al portale, tu dammi già il vino, arca miseria. Allora senta, c'è una cosa. Quelle famose della volta che si era rotta. Adesso arriva peggio. Mannaggia, non devi scappare davanti, È arrivato il parroco, dice adesso. È arrivato dal capo da spina. Ma il frate non ci va, dove è il frate? Il frate dopo. Ecco il padre. Padre, venga qua. Padre. Vieni qua, padre. Ma c'è bene. Adesso ci chiede anche la decima. Come è andata? Pretendono sempre di più. E pretendono sempre di più. E allora la chiesa ci sta proprio. Non ci sarà niente. Ma parli un po' troppo poco. Qui c'è stato un terremoto. Campanile crolla. Non è narcomodato. Bisogna un po' di qui, un po' da uno, un po' da un altro. Chiedete ogni cosa per voi. Che dici? Allora lui è ingrassato come il maturo. Ma scrive, qui sto bene. E l'altro è la chiesa è un po' di protezione. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Ma com'è? Ho sentito che la sirena non si è zittata un minuto stamattina. Oh, ci mettete una carica bene, a bene, suona la sirena, ma prima c'è la chiesa, il monastero, aspettate un secondo, prima c'è la chiesa ed è il paese, io sono Sauri de Spina. Viste? Si vogliono il corpo, io con questo io la penso per l'anima al mio corpo. E come facciamo? Ma se la fa per l'anima ci pensate su voi, noi pensiamo per il corpo. Se noi siamo pregati, la sua pregata, la sua del monastero, sono le monache, vedete un po'. Capito, è così. Che dice? Che dice? Scusate, ma il frate da che paese viene? Sono qui adesso, però assumirà la mia coppa. Una decina di quintali di grano gli la chiesa? Va di meno. Buonasera, posto, no. Conte, qualcosa si darà? Una accomodazione da là. Guarda, con questo c'è molto passo, per ogni cosa, per tutto. Questo per fa tutto. Ma ci abbiamo Don Salsi. Don Sauro da Spina! Ho capito, ma il prete è tutto il domenico, va al monastero! C'è l'altro ponte! La contessa! Ma venite tutti di qui! Io la contessa, ma dei, la giubba, tu qui, sono solo il vostro marito! Rocco, io ti tengo bene! Guarda, sento tutto coraggio! A me mi piace qui il contadino ultimo! C'è una faccetta che non mi piace! Mi piace, questo è meglio, questo è meglio. Mediazione, via! Qua, là! Lei è il sensale? Ma perché? Ma mettetevi sotto! La sera guardate un pochino di televisione!
Bertone invece di andare subito a letto. Che disastro! Dalle 4 che ci alziamo la mattina. Ma quello lì, quel contadino, qualcuno va a letto la sera. Lei c'è una faccina furba. La contessa, non è che dare tegni cosa a lui. Io direi che quando gli avevo dato il 2-5 ma per la chiesa che dite? Un anno o due? Capito, un 5? 2-5 5 i frati, via! Crolla il campanile, crolla fino al comrame! 4 palle di grano. Ma ascolta, ma fa così che siamo dei signori! Oh, brava contessa! Brava contessa! Ma con Nicotto, che penso io poco il ponte. Stasera quando andavo a letto ci penso io di dire una parolina. Arrivederci, arrivederci. Ragazzi, concludiamo tutto con un bel conviviale. E via! Ma che bello che si è visto l'ostia! Ma il bel prete, spoglio il prete, che ora! Non lo puoi più fare, vedi? La ripresa questa col porcino? Porcino l'ho preso. Ecco, ma che bella questa porcino! Oh! Appena che io faccio! I musicisti!
fatto la giù Carrozzino. Bravi, 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 b